Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sere. Eccoci qua. Eccoci qua, appena finita la telecraft di Sì. oggi in cui abbiamo visto questo bellissimo topolino. Topolino, che è una busta. Eccola qua. Dove dentro possiamo metterci delle foto, delle schede. Però a forma di topolino con la coda. Ecco Meraviglioso. qua. Adesso andiamo a costruirlo. Andiamo a costruirlo, vai, spiegaci come facciamo. Allora, Sere, io già mi sono organizzata in qualche modo perché ho già tagliato i materiali che ci servono. Allora, sicuramente ci serve un foglio Monocromatico. monocromatico. Abbiamo scelto questo lilla. Noi abbiamo scelto questo lilla perché l'abbiamo abbinato alla collezione Baby M Val Colle, dove il lilla è È predominante. predominante, quindi ci piaceva farla, lasciarla come base. Ho tagliato un cartoncino 18 cm per 24 e mezzo. E ora ti faccio vedere come andiamo a piegarlo. Apro qui la camerina. Andiamo a cordonarlo subito sulla parte più lunga a 12 cm. E poi andiamo a cordonarlo a 12 e mezzo. In questo spazio che vedi qua di mezzo centimetro, vado a fare una cordonatura vicino all'altra, quasi proprio per creare una sorta di ondulina. Onduliamo la carta in modo tale che poi quando andiamo a piegarlo, a piegare la nostra carta per fare la busta, abbiamo una piega morbida. Benissimo. Dopodiché ci servono, e io ho scelto il contrasto per questo progetto, due cartoncini alti 12 cm e larghi 5 cm. E ora ti faccio vedere come dobbiamo cordonarli. Cordonarli anche Io qua. faccio questa cosa. Intanto 2 cm e mezzo, una cordonatura proprio centrale. Sì, perché era da È da 5. 5. Mollo e cordono e poi Senza una paura. senza paura, una cordonatura a mezzo centimetro da un lato e a mezzo centimetro dall'alto, dall'altro, dall'alto per entrambi i Cartoncini, cartoncini. quindi faccio la Quindi stessa operazione due volte, esattamente. 2,5 e poi mezzo e mezzo. Questo è un bellissimo progetto, dicevamo durante la diretta, da Sì, rifare anche con i bambini, perché sì. poi Sì, tu hai fatto il topolino, ma si potrebbero fare tanti altri animaletti. come Cioè, la se mi viene rana, a in te te mente l'ha la venuta in mente rana, la rana? mentre tanto tra poco lo vedrete, però mentre lo costruiamo c'è un punto in cui sembra proprio una ranocchia. Sì, ora visto che ci sono, che ho in mano la taglierina con la cordonatrice, andiamo a cordonare anche quella che è la sua, diciamo, pattina, questa parte davanti. Come la facciamo? Allora, intanto la misura è di 6 cm per 18. Sulla parte più corta vado a fare una cordonatura di prima 1 cm. E poi di 1,5 cm, quindi poi mi allungo di altro mezzo centimetro. Mi muovo verso destra, Sì, magari che è perché è più più comodo, comodo. dicevamo appunto che è più comodo con la taglierina. Su questo spazio, anche qui, andiamo a fare una serie di cordonature una accanto all'altra. E a questo punto possiamo dire di avere tutti gli elementi pronti per formare la nostra busta così speciale. Allora, andiamo poi a incollare. Iniziamo subito con i suoi Laterali. laterali. Io non vado altro che a ripiegare, ripassare le pieghe che abbiamo fatto. Quindi, in questo modo. Ecco qua, e con la forbice vado semplicemente a tagliare le alette per una comodità quando vado a piegare, a incollare, scusami, in questo modo qua. Uno, e taglio a coppie così vengono precise. Perfetto. E due. Ora ti faccio vedere come vado a incollarle.
le metto con la piega verso l'interno. Ok. Prendo la mia bella nuvo, schiaccio bene le pieghine e vado a mettere per primo la colla qua su una pieghetta e cerco di posizionare proprio con il bordo, proprio a filo del cartoncino, filo. Esattamente, a filo del cartoncino. Faccio la stessa identica cosa anche con l'altro prima di andare a chiudere, perché è importante, così almeno chiudiamo tutto insieme. Quindi mettiamo sì, giusto, il verso è importante, ci posizioniamo così e sempre a filo, a filo. Il cartoncino è di 12 centimetri, quindi anche perfetto nella sua altezza. Una volta fatto questo lavoro, andiamo a mettere colla anche su questa aletta superiore e su questa aletta inferiore. E vado a schiaccio e tengo qualche minuto affinché il tutto faccia presa, qualche minuto, qualche secondo, perché la nuvo sappiamo bene che è molto a presa rapida, a presa rapidissima. E quindi qua ci siamo, abbiamo la nostra bustina double face con il doppio, più che double face, con doppio colore. Ora vado a mettere altra colla, perché qua dobbiamo fare questo lavoro qui in questo modo. Quindi andrò a mettere, mi posiziono così in modo tale da avere più precisione, e vado a mettere la colla ovviamente solo sul centimetro che avevamo precedentemente cordonato in questo modo qua. Mi posiziono qua e vado a schiacciare, facendo combaciare l'ultima cordonatura, vedi, quella del centimetro, sulla fine della busta. E in pochi gesti, Sere, guarda, è già pronta. Ora, è già pronta per distruggersi. Per i tempi del video. Per i tempi del video. Ma noi la rimettiamo e via. E la lasciamo asciugare un po'. Nel frattempo, sono stata molto frettolosa. Nel frattempo che lei si stabilisce un po', si asciughi, andiamo a fare le orecchie di questo nostro topolino. Abbiamo fustellato nel nostro caso, abbiamo preso dei cerchi di moda scrap, ma in realtà va bene qualsiasi tipo di cerchio, in proporzione alla dimensione della busta, questo è importante. È importantissimo, e li abbiamo tagliati di due misure, quindi due lilla e due rosa un pochino più piccoli. Li incollo in questo modo, metto colla su quello più piccolo e vado a incollarli proprio nella parte più bassa e faccio questo, stessa cosa nella parte più bassa. Ora nel frattempo lui si è asciugato, andiamo a incollare le nostre orecchie. Andiamo a mettere un po' di colla nella parte bassa, così, e rimaniamo più o meno in questa distanza. Il gioco è bello anche se andiamo a metterle un po' storte volendo, altrimenti le lasciamo così. E a questo punto a te durante la diretta ti è venuta l'idea che questa fatta di verde poteva diventare gli occhioni. Esattamente, l'idea ci è piaciuta tantissimo. Beh, perché poi potremmo veramente trasformarlo, fare le orecchie da gatto, magari da con gatto, dei triangoli. Con dei triangoli invece che dei cerchi, brava, possono diventare dei
dell'orecchietto da gatto. Come dicevi tu, andando a giocare con le forme semplici come i quadrati, i cerchi e i triangoli, possiamo andare a creare veramente qualsiasi animale. Adesso andiamo a chiudere la busta con un velcrino adesivo. E spiegavamo come metterli. Andiamo a vedere come si mette il velcro. Che sempre sembra tanto semplice, però. Allora, loro sono in coppia così. Li sistemiamo bene, li centriamo bene. Sono molto appiccicosi, ma questo noi ci dà grande vantaggio, perché siamo sicuri che acchiapperà molto bene le due parti. Le mettiamo così a coppia e poi andiamo a schiacciare bene e lasciamo, come dicevamo anche durante la diretta, il tempo che la colla vada ad aderire perfettamente sulla carta. Non strappiamo subito, strappiamo un po' più avanti e lo lasciamo così riposare. Io nel frattempo, Serena, ho ritagliato i baffi e come facciamo? Intanto ho tagliato 6 pezzetti da 2 mm per 8 cm circa di cartoncino nero. Ti faccio vedere il primo come lo faccio. Praticamente lo vado a sovrapporre in questo modo, mettendo la colla tra una righetta e l'altra. Allora, Sere, una volta incollati i baffetti uno sull'altro, andiamo a incollarli in questo modo sulla parte superiore della pattina. Quindi mettiamo un goccino di colla al centro e proprio andiamo a inserirli in questo modo. Poi andiamo a scegliere un pacco. Sì, che tu sai quanto mi piace. Che scegliamo, Serena? Sì, Serena, nasino, occhietti. Che ci piace mettere? Dai, scegliamo insieme. Un nasino o rosa o arancione. Possiamo metterlo arancione? Dai. Allora, lo andiamo a mettere arancione e usiamo il geotag. Noi lo usiamo al contrario. È completo, senza buchino. Ce lo facciamo proprio così. Tuc. E poi gli occhietti, dai, ci possiamo fare anche di un colore diverso dall'altro. Beh, potremmo anche cercarli se ci sono due arancioni. Vediamo un po', due arancioni, oppure possiamo fare un arancione e un... Un verde acqua, così diamo anche un po' di colore. Di colore, infatti. Quindi ne mettiamo uno così e l'altro verde acqua, eccolo qua. E uno così. E la nostra busta è fatta. Allora, guarda un po' che belle. Ma che meraviglia. Diciamo che poi possiamo sbizzarrirci e mettere altri abbellimenti, oppure anche utilizzare un alfabeto, puffy, certo, e mettere il nome. Il nome o il tema, di quello anche che decidiamo di inserire all'interno. Assolutamente sì. Io in più ho fatto un buchetto qui nella parte nel retro della busta, ho fatto passare un twine fucsia e un po' simulato la codina. Bene, snip snip, il nostro topino è pronto. Grazie Mari per questa diretta di oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao.